Farm Evolution 2022 dal 14 al 16 ottobre a Taormina. Concorrenza sleale, la Commissione europea apre indagine antitrust su Vifor Pharma. Covid-19 e le autorità internazionali insieme per rafforzare la collaborazione sulla ricerca. Buongiorno, ben trovati ad una nuova edizione del telegiornale di Federpharma Channel. Dal 14 al 16 ottobre torna a Taormina la 10ª edizione di Farm Evolution, evento fieristico e congressuale dedicato al mondo della farmacia. Durante la 3 giorni si susseguiranno convegni, workshop e incontri che vedranno protagonisti i vertici di Federpharma nazionale, rappresentanti politici, alcune tra le voci più autorevoli del mondo della farmacia. Tra i temi trattati, i fondi del PNRR, le vaccinazioni, il modello di sanità post-Covid e la remunerazione dei nuovi servizi. Nel prossimo modello di sanità territoriale, che sarà disegnato con i fondi del PNRR, spiega il presidente di Federpharma Sicilia e ideatore di Farm Evolution, Gioacchino Nicolosi, la farmacia si pone come primo presidio di prossimità del Servizio Sanitario Nazionale ed è pronta a fare la sua parte per contribuire allo sviluppo di un modello di sanità pubblica efficiente, efficace e a misura di cittadino. Valutare se Vifor Pharma abbia limitato la concorrenza screditando il suo potenziale unico concorrente in Europa sul mercato per il trattamento del ferro per via endovenosa. Farmacosmos che ha sporto denuncia alla Commissione. E questo è l'obiettivo dell'indagine formale dell'antitrust aperta dalla Commissione europea nel timore che l'azienda abbia perseguito una campagna di comunicazione ingannevole rivolta principalmente agli operatori sanitari che potrebbero aver ostacolato indebitamente l'adozione di Monofer nello spazio economico europeo. Le autorità regolatorie internazionali concordano che la collaborazione con il mondo della ricerca e il mondo accademico sperimentata con la pandemia sarà fondamentale nel corso di future emergenze sanitarie. E quanto emerso nel corso del recente seminario organizzato sotto l'egida dell'International Coalition of Medicines Regulatory Authorities, copresieduto da Health Canada e dall'Agenzia Europea per i Medicinali. Nel corso della riunione è stato presentato un rapporto sui dati emersi dalla collaborazione internazionale sulla ricerca, basata sull'osservazione durante la pandemia da Covid-19. Lo studio riconosce l'importanza delle piattaforme che consentono la condivisione tempestiva di dati, esperienze e strumenti, di cui possono beneficiare i pazienti a livello globale. Questa è la nostra ultima notizia, grazie per averci seguito, l'appuntamento è per domani con una nuova edizione del telegiornale di Federpharma Channel. Buona giornata!